Quotidiano appuntamento come sempre tra Rai Sport Satellite e pomeriggio sportivo di Rai 3 in una giornata già nella storia dello sport italiano, altro spettacolo che si aggiunge nel segno del ciclismo. Enzo Magna, farti complimenti per come sei italiana, mons humano, quel tuo Roberto Rossi, hai trovato casa da queste parti e oggi per te, vedremo fra un attimo, è giorno di autentico trionfo. Sì, sto vivendo un sogno, non credo ancora, è la maglia che mi mancava, è la maglia che sto inseguendo da tanti anni. Perciò è il giorno più bello della mia carriera, uno dei più belli giorni della mia carriera. Intanto questa signora in giallo-blu era maglia rosa a questo momento, un secondo di vantaggio, siamo a Barni, 3 chilometri dall'arrivo, col tuo Walter Gini, il direttore sportivo della Nobili Menichini. Veloce Walter, avevate studiato questa mattina il percorso? Sì, abbiamo mandato stamattina Edita con una macchina a visionare la salita perché non la conosceva, per non lasciare nulla al caso. E programmato a tavolino il tutto e tra poco vedremo cosa è stata capace a fare. Buitenport di Susanne Ljungskog, abbiamo detto la svedese, la scandinava, a questo momento vestiva virtualmente il simbolo del primato, ma vedete subito in seconda ruota già conclamate le sue intenzioni, come già sulla Castagnola nella tappa che aveva esplorato altri luoghi nella storia del ciclismo, Museo dei Campionissimi, si è arrivati quel giorno a Novi Ligure. Edita Fucinskaite oggi, lo vedremo fra un attimo e c'è la conferma, è ridisposta a morire sulla strada pur di portare a casa quello che serviva. Sì, credevo veramente, perché sono sempre in seconda, terza ruota, qualunque ragazza tira, perché maglia verde, no? Sì, dei sono maglia verde montagna. E perché veramente avevo tanta voglia di esprimere tutta la forza e tutto ciò che ho nel corpo in questi 2 chilometri, non sono sono veramente pochi, mi servono le salite lunghe, però non c'erano. Visto che non c'erano, dovevo credere, come ho creduto ai campionati del mondo a Verona nel 99, dovevo credere anche oggi. Bravi gli organizzatori dell'Egidio Event, con Carmine Castellano, Claudio Rigo, il direttore della corsa, il responsabile del percorso, assolutamente Giorgio Camera, ma questo è l'allungo di Olivia Golan. Sì, è la Olivia Golan che mi sta lanciando, abbiamo programmato anche questo suo a lungo e dopo dovevo partire io. Qui Olivia si è piantata un attimino. Ed ecco lo scatto di Edita Fucinskaite. Questo è il momento. E scatta Edita Fucinskaite, sapeva che questi erano gli ultimi metri a sua disposizione per forzare gli eventi e riuscire in qualche modo a portare a casa quel Giro d'Italia che ancora le mancava. A lungo che fa male all'avversario. E Bubnenkova che prova a resistere, guarda un po' cosa si è riuscita a combinare in pochissimi metri. 20 metri eppure Fiorenzo Magni, eh? Sai che si sta emozionando Fiorenzo Magni? Veramente bravissimo. Si sta emozionando Fiorenzo Magni, è veramente. Le spagnole dietro, le spagnole della nazionale naturalmente di Spagna, ma intanto aveva fatto il buco e c'era riuscita l'azione di forza di Edita Fucinskaite. Sì, qui 2 chilometri all'arrivo. Sì, ho cercato di andare al non calare neanche 1 chilometro all'ora, ho guardato sempre il fisso, il mio computerino e dicevo a me stessa, devi mantenere questa velocità e neanche 1 chilometro in meno, rilancia la bicicletta, mettiti a sedere e mantieni la stessa velocità. Ci prova in tutti perché i modi. Perché la cosa più importante in questo momento, visto che sono riuscita a creare il buco, era di non piantarsi e andare avanti al solito passo fino all'arrivo. Ci prova in tutti i modi Fabiana Luperini, che resta fra coloro che sono sospese dietro Susanne Ljungskog con Nicole Brandi. È la crisi, è il piccolo dramma di Nicole Brandi e intanto davanti a questo punto non ti sei nemmeno più voltata. Sì. Ancora Edita Fucinskaite che incominciava ad avere una decina di secondi di vantaggio nei confronti proprio delle immediate inseguitrici. Non mi voltavo perché anche il mio direttore sportivo mi urlava non ti voltare perché altrimenti potresti calare, molare, perdere proprio psicologicamente, pagare, perché veramente le avversarie erano lì, non erano a mia ruota, però comunque mi respiravano ed erano veramente in punta di sella. Se perdi la concentrazione sei finito in un momento come questo. Edita Fucinskaite, davvero Fiorenzo Magni è stata brava a non voltarsi, nonostante tutto aveva il fiato sul collo delle avversarie che poi erano le avversarie di classifica. Ljungskog già in maglia rosa virtualmente, la ex maglia rosa Nicole Brandi che viveva un mezzo dramma. Mi spiace per la maglia rosa, però nello sport viva chi è più bravo, questa è stata la più brava tecnicamente e sportivamente, quindi ha fatto un'impresa veramente eccezionale. I giri si vincano con un secondo di vantaggio, con un minuto, con delle mezz'ora, adesso non più una volta,
quindi lei ha vinto sul filo di lana, ma ha vinto, quindi questa maglia ha vinto ai rigori. Che sia proclama propizio in vista di una giornata che aspetta altra storia per quello che riguarda il nostro sport. Ed ecco, 12 secondi di vantaggio per Editha Puccinskaite, e ricordiamo a beneficio proprio del nostro racconto che quest'anno al Giro Donne vale l'abbuono 10, 6 e 4 all'arrivo, per cui era ovvio che in questo momento Puccinskaite stava ragionando in funzione e del distacco che sarebbe riuscita ad avere effettivo nei confronti delle immediate inseguitrici, ma altrettanto dei 10 secondi che, se andava avanti in questo modo come poi è andata, ti saresti portata a casa. È scattata Nicole Brandli, ci prova in tutti i modi, non ci sta l'elvetica che puntava al quarto Giro d'Italia, al poker, come è già stato per Fabiana Luperini. Altro che mezzo dramma, a questo momento ha rialzato la testa Nicole Brandli, ultimo chilometro per Editha Puccinskaite, del gruppetto delle inseguitrici anche Susanne Liuskog e Fabiana Luperini. Eccoci ancora. Chiedimi cosa mi passava per la testa. Cosa passava nella testa di Editha Puccinskaite in questo momento? Guardate un po', la svizzera Brandli in questo momento capisce che si sta mettendo davvero storta. Dietro la Liuskog continua a girarsi, segnale di nervosismo, Bubnenkova e Fabiana Luperini. Sì. Davvero in sì. Queste cinque atlete c'è la storia di questo 17° Giro d'Italia. Scatto di Fabiana Luperini. Probabilmente era proprio questo il momento dove si è risolto il giro, perché lì loro hanno perso mentalmente. Si sono guardate e hanno perso alcuni secondi. Ecco, in questo momento Buba che controlla Lupa che controlla sì. Buba, la Brandli sì. che fa assolutamente sì. la stessa cosa con sì, la sì, Liuskog, sì. due volte campionessa del mondo, e intanto davanti Editha Puccinskaite che incomincia a crederci. E cominciavo a dirmi: devi crederci, perché oggi è la tua giornata, questo è il tuo giro. Allora incominciamo, perché poi non avremo molto tempo sul finale di collegamento, lo dico già anche a beneficio del lavoro del nostro regista che ha raccontato questo giro in 10 tappe in questi giorni di appassionante ciclismo al femminile, Vincenzo Belli. Dicevo, non ci sarà molto tempo, e allora 98 Tour de France, 99 Mondiale di Verona, tanti altri successi in una carriera che è straordinaria, un giorno dalla Lituana. Un giro d'Italia perso l'ultimo giorno. Un giro d'Italia. 2003. E questa volta sei a 300 metri dal sogno, Editha. 300 metri e dicevo, devi andare, perché quest'anno è stato un anno un po' sottotono, è faticato a vincere. Si rialza sui pedali, Puccinskaite, Peter Pan, Editha, Peter Pan, Puccinskaite, per quante volte ha vestito il verde dei Gran Premi della Montagna, è arrivato questo soprannome e adesso sei la nostra Pantera Rosa del grande ciclismo. Forse te meriti questo giro. Eccola! E te lo meriti. Non smette 13. Un attimo di pedalare, Editha Puccinskaite. Arriveranno, eccola qua, l'accoppiata Svetlana Bubnenkova, Fabiana Luperini a 14 secondi e basta già. Dietro Tatiana Guderzo a 21 insieme a Nicole Brandli, a 24 Susanne Liuskog e poi la Sliusareva insieme a Monia Baccail, per una classifica generale che vede Editha Puccinskaite rincorsa dai nostri operatori fin giù per chilometri dall'altra parte del versante, il più duro, dove un giorno aveva vinto Nicole Cook, mentre una dopo l'altra arrivano proprio le immediate inseguitrici, con Editha Puccinskaite, dicevamo, che si conferma in rosa all'ultimo giorno, Susanne Liuskog a 10 secondi, Nicole Brandli a 11, Svetlana Bubnenkova a 35, Olga Sliusareva a 37, Fabiana Luperini prima delle italiane a 53, poi c'è Guderzo, Baccailli e Cantele. Tanta Italia, ma soprattutto tanta Editha Puccinskaite. Sì, questa vittoria, io sono sempre lituana, però io ho doppio passaporto e sono anche italiana, cioè questa nazionalità. Allora mi dispiace che questo giro ha parlato straniero, mi dispiace che non c'è stata una vittoria italiana, ma io mi sento veramente con cuore, gran parte di me è l'italiana. Sigrid Corneo, la vostra regista in squadra, una grande atleta. Qui in si grandissima. Emoziona Walter Gini, ci emozioniamo tutti, perché loro sanno, io ancora no, non sapevo. Hanno urlato la vittoria di Editha Puccinskaite. Allora Walter, è il momento della menzione per tutte le tue ragazze, siamo davvero in conclusione di collegamento mentre vediamo ripetuto l'arrivo, splendido il dettaglio di Editha Puccinskaite che va a raccogliere il suo primo Giro d'Italia. Le altre, Walter, della partita? Sì, un grazie grandissimo a tutte le ragazze della squadra, da Editha logicamente che ha vinto, Elodie Tuffé, Marta Villaiusana, Sigrid Corneo, Olivia Gollan, Emanuela Azzini, Silvia Valsecchi e Miko Oki. Editha Puccinskaite di giornata: Svetlana Bubnenkova a 14 secondi con Luperini, Tatiana Guderzo al quarto posto con Nicole Brandli, Susanne Liuskog. Onore alle battute, Editha. Assolutamente. Allora stiamo concludendo,
deve scappare, proprio in diretta scappa Edita, perché c'è questione di antidoping, assolutamente sì.